Ehi! Ehi! Aspetta! Dai, avanti, dimmi che mi ami, almeno la facciamo finita. Claire, sto per dirti queste cose. Solo perché te lo meriti, non è facile per me, ma il fatto è questo. Allora, 4 giorni fa, ho fatto perdere a una delle maggiori aziende americane di calzature una somma che puoi tranquillamente arrotondare a $1 miliardo. E dentro domani pomeriggio lo saprà il mondo. Stanno per pubblicare un articolo in cui vengo definito come il più spettacolare fallito nella storia della mia professione, che è l'unica cosa che so fare. E sono stato qui tutto il tempo cercando di essere responsabile e affascinante per mantenere viva l'illusione di un successo che invece non esiste. Sai che vorrei veramente? Tutto vorrei meno che essere qui. Mi dispiace. Io ho un doloroso, orrendo appuntamento col destino. Ecco, questo è il mio segreto. Questo è ciò che sono. Tutto qui? Sì, tutto qui. Mi dispiace. Mi dispiace. Pensavo, io speravo che una piccola parte di te fosse un po' triste perché mi avevi visto andare via. Ma invece era una scarpa la ragione di tutto. È ovvio che c'entri qualche cosa anche tu, ma questa cosa è un tantino più grande di te e di me. E comunque sia, io ho forse detto milioni, io ho detto miliardo. $1 miliardo. Che significa un sacco di milioni. Quindi hai fallito. No, non hai capito. D'accordo, diciamolo, hai fallito. Hai fallito, hai fallito, hai fallito. Fallito, fallito. Fallito, fallito, fallito. Fallito, 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 fallito. E credi che mi importi qualcosa? Invece sì che capisco. Sei un artista, tu. Il tuo compito è quello di rompere gli schemi, non di addossarsi la colpa, fare inchini e dire grazie, ho fallito, toglierò il disturbo. Oh, filcela con me, uè, uè, uè. E allora? Io non piango. Vuoi davvero essere grande? E allora devi avere il coraggio di sbagliare alla grande e di restare lo stesso in circolazione. Lascia che si chiedano cos'è ancora da ridere. Questa è la vera grandezza per me. Ma non dar retta a me. Io sono una Claire. Beh, grazie, Claire. Figurati. Adesso, scusa, vorresti smetterla di cercare di lasciarmi? Non fai altro, cerchi continuamente di lasciarmi e non stiamo neanche insieme. Lo so. Aspetta. Non stiamo? Certo che no. Noi siamo i supplenti, l'hai dimenticato? Ci vediamo alla commemorazione di Mitch, se faccio in tempo.